Dai, molla. Non si rigonfia più. Devo proprio imparare a schiacciarla abbastanza che lei riprenda la forma. Non deve stare così in basso. Molla. Scena 1 ABC take 8. Azione. Qui c'è una bottiglia di plastica vuota. Ciao, sono Alessandro e questo è il nostro set. Questi sono faretti speciali. La loro luce ha il colore di quella del sole. Usiamo due telecamere per vedere le cose da due angolature diverse. Il monitor ci fa vedere come viene la ripresa, così il regista può giudicare se la scena va bene. Questa si chiama canna da pesca e serve a puntare il microfono verso la persona che parla. Il microfonista ha la cuffia per ascoltare che non ci siano rumori nella registrazione. Tenere l'asta è una delle cose più faticose. Sullo storyboard c'è scritto cosa deve dire lo studente e come deve essere l'inquadratura. Lei dice giustamente, proviamo a vedere se più teso si rompe più facilmente. Il fettacchione non si rompe. Intonazione, basta metterla a bagno e succo di limone, cioè scendi. Si spacca su. Questa è la sensazione che regge ancora di più. Marco e Luca, le sottolineature ci sono per una ragione. E poi faccio leva lentamente. Quando si fa una ripresa, c'è una procedura ben precisa. Silenzio, motore. Scena 1 e take 2. Prima di tutto, il regista chiede il silenzio in scena. Quando tutti sono zitti, dice motore per far partire le telecamere. Allora, Beatrice, vogliamo un sorriso, eh? Almeno un sorriso alla fine, se non prima, così. Silenzio, motore. Quando il ragazzo dietro la telecamera vede i numeri del contanastro che si muovono, dice partito. Motore. Partito. A quel punto entra in azione il ciachista. Silenzio. Scena 2 a 1, take 1. Il ciachista dice ad alta voce il numero di scena e di ripresa in modo di farla sentire anche nell'altra telecamera. Partito. Partito. Scena 1 A più 1 B più 1 C, take 4. Quando il regista vede che il ciachista è tornato al suo posto, dice azione. 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 Quando il bicchiere è rotondo. È sbagliato.
Ok. Azione. Orca, la moneta è... Scena 2C, take 1. Il segretario di produzione segna su un foglio se la scena è buona, riserva o scarto. Stop! Vabbè, okay, hai capito? Sì. Anche era già buona se non avessi fatto quell'ultima cosa. Per fare un montaggio bisogna utilizzare un programma specifico che consente di mettere insieme quello che abbiamo girato. Per montare le scene bisogna riversarle dalla telecamera al computer, seguendo le annotazioni del segretario di produzione. Fatto questo, si tagliano e si uniscono i pezzi che ci servono. Ci sono volute ben 12 settimane per montare gli esperimenti. Per fortuna abbiamo usato lo storyboard, con il quale l'autore aveva pianificato praticamente tutto, dalle sequenze ai dialoghi alle profondità di campo. Stop! Ottimo il sorriso alla fine. Adesso vi mostro un altro esperimento simile. Ma Claudio... Non c'è fuoco. Cambia facilmente la propria magnetizzazione. Take 2C.
ma appoggialo soltanto, senza schiacciare, d'accordo? Ok. Stai pronto, eh? Sì. Adesso. Stop!